Rinvio a giudizio per tentata concussione per costrizione mediante abuso di qualità e poteri, esercizio abusivo della professione di investigatore privato, trattamento illecito di dati personali e porto e detenzione abusivi di un'arma e delle munizioni. È la richiesta della Procura di Brindisi tramite il PM Milto De Nozza per Raffaele Iaia, l'ex assessore comunale, oggi consigliere centrista, responsabile della IPI Investigazioni, e per la sorella Angela, imputata anche lei nel processo in qualità di titolare dell'agenzia. Il prossimo 16 aprile i due dovranno comparire davanti al giudice per udienza preliminare Giuseppe Licci per rispondere del ricatto ai danni della giovane imprenditrice brindisina Francesca Giglio, alla quale Raffaele Iaia avrebbe imposto, senza essere però ascoltato, di ingaggiare per il servizio di vigilanza proprio la IPI Investigazioni in occasione dell'evento fieristico Vetrina Espositiva Capitale 43 organizzato dalla Giglio 2 anni fa nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne. Non solo, Iaia è accusato anche di aver utilizzato la sua agenzia investigativa per svolgere senza autorizzazione attività di spionaggio e dossieraggio nei confronti di centinaia di persone, pedinate, fotografate, schedate su commissione senza che ci fosse alcuna delega del prefetto e di altri organi competenti. Ad aggravare la posizione, il ritrovamento durante una serie di perquisizioni effettuate presso la sede dell'IPI di una pistola calibro 9 a canna corta detenuta illegalmente insieme a 100 proiettili che Iaia portava con sé illecitamente. Spetterà quindi al giudice per udienza preliminare decidere se l'invio a giudizio dovrà essere attuato o meno, ma per questo bisognerà attendere il prossimo aprile.